Nota urgente della Lega Sassarese sui tamponi Covid. Destinatario il sindaco Campus, emittente il capogruppo del partito di Salvini in consiglio comunale, Francesco Ginesu, che chiede un intervento immediato sugli screening. Sostanzialmente dare la possibilità ai cittadini o ai turisti che sono all'interno del comune della città di Sassari di potersi sottoporre alla prestazione del tampone Covid-19 a pagamento dietro una semplice richiesta e non soltanto come si può fare adesso, cioè in caso di sintomatologia conclamata. Quindi l'urgenza è unicamente quella di avere le armi in mano e i dati necessari in mano sia all'autorità sanitaria che anche a chi si occupa di ordine pubblico per poter appunto bloccare questa diffusione. Un'iniziativa simile a quella messa in campo dal sindaco gallurese Settimo Nizzi, che ha di fatto precettato la struttura privata del Mater Olbia per la diagnostica coronavirus, ma con una differenza. Io chiedo a Campus qualcosa in più, che è quella di autorizzare anche le strutture pubbliche a offrire la possibilità di poter usufruire di questa prestazione ai nostri cittadini. Ma ritengo che i due sindaci che lei cita sono comunque dell'ambiente medico e conoscono perfettamente quale sia la positività di avere dei dati in maniera preventiva piuttosto che dopo che un evento accade. Ginesu esprime poi il pensiero della Lega sull'epidemia, intervenendo sulla polemica tra il candidato del centrodestra alle suppletive per il Senato, Carlo Doria, e quello del centrosinistra, Lorenzo Corda. Doria aveva infatti affermato che di Covid non si muore. Il fatto che di Covid si muoia o non si muoia è tutto legato alla tempistica, è tutto legato anche al sistema di controllo sanitario che noi possiamo offrire ai soggetti che diventano positivi. Ritengo quindi che la diatriba che si è verificata fra i due candidati sia un po' basata su quelle che sono le dialettiche tipiche da campagna elettorale.